buona serata agli amici del nuoto, agli amici di Swim to You, di Sport to You, di OA Sport e di tutti i nostri social. Un saluto alla mia compagna di viaggio Aglaia Pezzato. Ciao Aglaia. Ciao Enrico, ciao a tutti. Allora, abbiamo oggi un campione che siamo molto contenti di avere qua con noi, e lo presenti tu come al solito, Aglaia. Sì, campione non per dire, nel senso che è proprio freschissimo campione del mondo, anche a Melbourne nella 4x50 mista, che ha portato anche il primato mondiale. E questo 2023 è partito con un tecnico, ora ci buttiamo letteralmente in acqua con Matteo Rivolta. Eccolo qua Matteo, ciao, ben arrivato. Ciao a tutti, grazie a voi. Allora Matteo, insomma, è stato un 2002 di grandi soddisfazioni, no, per te, questo nella continuità di quello che sta accadendo nelle ultime stagioni, ti stai prendendo tante soddisfazioni, no? Sì, diciamo che immagino ti riferissi al 2022, però ti concentriamo. Sei andato indietro di 20 anni, però il senso era... Allora forse, no, io ho detto 2022, forse c'è un po' di problema di segnale, può darsi che sia venuto fuori un 2022. No, Enrico, questa è una grande verità, la verità è che Matteo, pur essendo tra i più esperti, era troppo giovane. Lo anche sottolineiamo Matita, era giovane. Io, Matteo, ero lì quando faceva la prima finale importante, ma era il 2013, se non ricordo male. Esatto. Insomma, ero lì a Barcellona e ci hai fatto sognare e poi hai continuato a farci sognare. Insomma, ci hai fatto aspettare un po', ma hai continuato, esatto, a farci sognare. Siamo nel 2023, questo siamo sicuri, okay? L'anno scorso eri il 2022 e tu nel 2022 ti sei tolto tante soddisfazioni. Raccontaci un po' questo anno. Sì, diciamo, come dicevi tu, comunque è stato un anno molto significativo, mi viene da dire, a livello globale per quanto riguarda il nostro movimento. Io ormai sono, possiamo dire, un atleta sicuramente esperto, e ciò non toglie che comunque il fatto di vivere queste situazioni, questi contesti con ragazzi molto più giovani di me, ma sicuramente con un presente ed un futuro molto più brillante, non possa che comunque alimentare un'alchimia che funziona tra un gruppo fatto di ragazzi giovani e di atleti più esperti, che portano dei risultati di individuali, ma soprattutto di gruppo, decisamente importanti. Infatti penso sia anche numeri alla mano il gruppo, comunque da un paio d'anni a questa parte, una nazionale che sta raggiungendo dei traguardi e risultati che penso mai si erano visti in vasca, e sono dei risultati che vengono confermati di anno in anno, quindi vuol dire che è sintomo di un movimento che è in salute e ha delle buonissime prospettive. Aglaia. Sì, beh, proprio agganciandomi a quello che ha detto Matteo, la 4x50 mista, che forse è quasi un po' il simbolo, anche solo per quello che è comparso poi sul podio di questo mondiale di vasca corta, no? Questo record del mondo, che è fatto proprio da te, che sei un atleta dei primi anni 90, accompagnato da quelli che sono tre ragazzi che sono di fatto sia il presente che il futuro. Raccontaci un po' quella gara e, insomma, come l'avete vissuta. Ma nello specifico di quella gara è stata sicuramente molto divertente, è una gara molto rapida, quindi la si riesce a rivivere, diciamo, con maggiore lucidità a posteriori, perché durante davvero si esaurisce nell'arco di pochissimi secondi, e siamo stati bravi a cogliere un'occasione che sapevamo essere la nostra portata. Volevamo fare quel risultato, volevamo centrare una prestazione al di sotto di un determinato tempo, e è stata così, siamo stati molto bravi e ce la siamo goduta. Eravamo convinti
di poter ripetere la medesima prestazione anche nella 4%. La prestazione l'abbiamo, possiamo dire, ripetuta. Non siamo stati Non così è bastato. impeccabili come lo siamo stati nella 4x50, motivo per cui diciamo che il risultato finale non è stato altrettanto glorioso, però sicuramente la prestazione è stata riconfermata anche nella seconda staffetta. Sì, diciamo che è stata anche l'ultima gara di un anno dove insomma, praticamente siete stati impegnati dall'inizio alla fine senza fermarvi mai. Quindi immagino anche che un po' anche a Melbourne la stanchezza si sia fatta sentire. Però io invece voglio fare un passo indietro, Matteo, voglio tornare a Roma perché vorrei così, a qualche mese di distanza, vorrei capire. Che cosa è stato per te, atleta, diciamo, di esperienza di questa nazionale, quella settimana, quei 10 giorni romani, come te li porti dietro, come te li ricorderai, credo, per tutta la vita? È stata sì, un'esperienza molto significativa perché io ho ben chiare nella mia mente le immagini di quando per la prima volta entrai su quel piano vasca per disputare la mia prima finale italiano giovanile. Era il lontano 2009 e comunque. Posso dire che in quest'estate, l'estate 2022 appena trascorsa, sono riuscito a rivivere in qualche modo delle sensazioni che mi hanno riportato indietro negli anni, perché sicuramente un palcoscenico differente, però il fatto di l'impatto visivo e il calore del pubblico che abbiamo percepito in quell'occasione è un po' un calore, un contesto delle prime volte, no? Nonostante che comunque sia una piscina che viviamo costantemente, abbiamo vissuto un sacco di volte, in quell'occasione è come se fosse un palcoscenico, un contesto che assaporavamo per la prima volta. Quindi è stato un qualcosa di davvero speciale che ci rimarrà. Sì, Aglaia, a te è un po' mancata, ecco, L'ho ti sei vissuta da un'altra prospettiva, no? Quella che comunque mi mancava, dagli fermato un po' spalti prima. e dalla zona mista, che comunque era un'emozione nuova anche per me, però devo dire che il foro tirato a festa è sempre stata una bella emozione. Assolutamente, prego, Aglaia. Io vorrei fare un po' con Matteo una piccola panoramica della farfalla maschile mondiale, perché se è vero che in alcune altre discipline abbiamo visto dei super giovani talenti, persone che hanno scardinato magari dei record che reggevano da tanto e sono veramente giovani, la farfalla sembra quasi andare contro tendenza e senza esagerare con Santos che mi vince un mondiale a 40 quasi 3 anni e vediamo anche un Chad Leclerc che torna dopo un periodo difficile, so che sei anche molto amico con Chad e lo fa ad un'età diversa, tu stesso sei uno di quegli atleti che vende durissima e cara la pelle, nonostante magari abbia qualche anno in più dei suoi avversari. Sapresti magari, non dico spiegarci il perché, ma pensi che ci sia magari una motivazione dovuta anche allo stile in specifico? Guarda, penso che sì, l'analisi che hai fatto riflette una situazione oggettiva, non si tratta di coincidenze. Io penso che questo divario, questa differenza che hai evidenziato rispetto agli altri stili la possiamo trovare soprattutto in vasca corta, dove le caratteristiche fisiche di forza e potenza sono predominanti rispetto ad una vasca lunga e in particolar modo nello stile farfalla. Infatti questa eccellenza, possiamo dire, di nuotatori non più giovani ma decisamente esperti la possiamo trovare soprattutto nei campionati di vasca corta. Lo stesso scenario non lo vedo replicare invece nelle medesime distanze, però in competizioni in vasche olimpioniche, dove invece sono necessari altri tipi di caratteristiche che sono invece l'appannaggio di atleti più giovani, più leggeri e sicuramente più
più resistenti. Di un atleta, ripeto, più giovane in particolare, perché lì diciamo che il dominio è abbastanza spiccato. Sì, no? sì, però esatto, sicuramente, però è un comunque tolto il primo, c'è sicuramente un vivaio di ragazzi ventenni, neoventenni, che hanno decisamente delle ottime carte per rendere la vita difficile al predominio dell'atleta ungherese. Insomma, avete stravolto tu e Codia, ma insomma ci mettiamo anche Burdisso, la diceria. Io ricordo quando parlavo con Ghirtianfi qualche anno fa, quando lui arrivò a Imola e era l'allenatore di Fabio, diceva: italiani, farfalla, no buono, no buono. E alla fine invece avete smentito questa diceria, dove insomma gli italiani a farfalla non andavano avanti, no? No, è vero, senz'altro abbiamo dato, io e Piero, ormai abbiamo già iniziato una decade fa a proiettare questo stile, lo stile farfalla, in una dimensione nuova che il nuoto italiano non aveva ancora vissuto. E penso sia anche merito nostro se adesso il movimento italiano, anche in questo specifico stile, sta vivendo un ottimo presente ed un futuro molto florido. È la normale evoluzione e progressione delle cose. Io e Piero abbiamo... È la normale progressione del nuoto italiano, Matteo. Sì, cioè, sì, dove non arrivavamo, adesso ci siamo. Non solo nella esattamente. Farfalla. Esattamente, nella farfalla nello specifico. E adesso lo scenario sicuramente sarà custodito in ottime mani, e proprio a testimonianza del fatto che non è un caso che la staffetta mista italiana nell'ultimo anno e mezzo comunque abbia predominato in vasca lunga, in vasca corta, campionati europei, mondiali, avendo comunque ricoperto un ruolo da protagonista anche alle Olimpiadi, è sintomatico del fatto che è un movimento in salute. Aglaia? Sì, io vorrei tornare un attimo al campionato italiano che c'è stato in vasca corta, dove, guardandoli da casa, mi hanno colpito tantissimo le parole del tuo allenatore, Marco Pedoia, in cui proprio parlando della tua figura all'interno del team, all'interno della squadra dove ti alleni adesso, e anche del rapporto tra di voi, ha parlato proprio di estrema sincerità e onestà, che ovviamente ad un atleta della tua età è richiesta, è quasi necessaria, penso, per poter progredire ancora. E quindi mi chiedo, appunto, tu hai cambiato, diciamo, tre volte, diciamo, tre grandi allenatori, tre volte, tre progetti tecnici diversi, facendo memoria a spanne, e cosa fa venire voglia ad un atleta, appunto, maturo, che magari ha le sue abitudini, le sue necessità, la voglia di cambiare ancora, entrare in un contesto di altissimo livello, perché il gruppo dove ti alleni è di primissimo livello, e appunto come funziona questo binomio per puntare ancora in alto? Ma guarda, io penso che il motivo per cui un atleta si mette in gioco e faccia delle scelte drastiche non sia perché... Cioè, la voglia non deve venire, deve essere un qualcosa di una necessità innata che si percepisce. Io venivo quando ho scelto di affidarmi alla guida tecnica di Marco, venivo da un periodo in cui da 2 anni in cui mi ero riaffidato per la seconda volta al mio ex allenatore Gianni Leoni, ed era una situazione, a mio modo di vedere, abbastanza di stallo, che richiedeva un cambio drastico da parte mia. Io comunque sono stato sempre abituato a ragionare in maniera piuttosto razionale, però nel momento in cui bisognava prendere delle decisioni importanti,
ho imparato ad ascoltare anche la pancia, e penso che la scelta che ho fatto comunque ad un'età da quasi atleta quasi trentenne sia stata ponderata ma anche istintiva. Il rapporto, il binomio che si è creato tra me e Marco è sicuramente un legame importante che trascende la mera guida tecnica, perché come spesso dico io sono molto più affine per età anagrafica a Marco rispetto ai miei compagni di allenamento, Nicolò e Alessandro Pinzuti, per quanto con loro mi trovi veramente molto molto bene, siamo legati anche al di fuori della vasca e c'è un'alchimia che funziona benissimo, e penso sia anche il succo della bontà del progetto che stiamo portando avanti. Però proprio in nome dell'onestà di cui parlavamo prima, il fatto di avere un rapporto con un ragazzo, con il tuo allenatore, che è un ragazzo di pochi anni maggiore di te, sicuramente pone il rapporto di lavoro in un orizzonte diverso, più informale e più efficace, mi viene da dire. Matteo, ci porti un po' dentro le dinamiche della squadra italiana? A me piace osservarvi, no? Quando siete lì a Riccione o quando siamo in trasferta, così mi piace guardare come vi muovete in tribuna, e mi sembra che tu sia uno dei punti di riferimento di questa squadra, no? Dove si siede rivolta, comincia a arrivare Martinenghi, poi arriva Ceccon, poi arriva Razzetti, vi mettete lì, fate gruppo, fate squadra, e questo credo che sia uno dei segreti di questo team. Che cosa è cambiato negli ultimi anni? Perché tutti dicono sì, questa è la nostra forza, e che cosa tu senti di dare ai ragazzi più giovani, di trasmettere ai ragazzi più giovani? Guarda, secondo me il nocciolo di questa armonia che c'è tra noi è proprio l'autenticità. Noi comunque, e io in primis, non mi prefiggo di essere un esempio per i ragazzi più giovani, perché l'esempio lo sei se ti comporti in maniera autentica, in maniera genuina. Io mi trovo splendidamente con questi ragazzi. È chiaro che all'interno di un gruppo molto, molto numeroso si formino dei piccoli, possiamo dire, piccoli gruppetti, esatto, piccoli nuclei di ragazzi per caratteristiche personali più affini rispetto ad altri, e sicuramente questo è un fattore che io ho notato essere nettamente diverso rispetto alle prime nazionali che ho vissuto quando ero io un ragazzo neoventenne che mi facevo un mondo per me nuovo. In quelle occasioni, forse per la mia giovane età, per la mia inesperienza, però percepivo quasi di più la tensione, come posso dire, era un po' come se fosse una nazionale sicuramente concentrata, tecnicamente molto valida, che però stava insieme per cause di forza maggiore, non perché voleva stare insieme. E quindi penso che questo sia il motivo principale per cui questo movimento rappresenti la nazionale con le migliori prospettive che abbiamo mai avuto. Aglaia ha detto una cosa importante, Matteo. No, ne ha detto una cosa fondamentale, poi nel mio piccolo anch'io posso portare, anzi sottoscrivere le cose dette da Matteo, perché ho proprio magari vissuto a cavallo, no, tra quelle che possono essere le due nazionali, se così vogliamo dire, quella precedente e quella attuale, anche se ovviamente c'è chi è ancora anello di congiunzione e l'ha vissuta entrambe. Penso solo che io e Matteo abbiamo fatto la prima nazionale giovanile assieme nel 2009, quindi sono passati 14 anni, e penso anche in quel caso il gruppo era numerosissimo, eravamo a Praga ad un Euro Junior ed è completamente diverso, è un altro mondo rispetto a quello che magari può essere oggi
una nazionale, ma proprio perché magari sono proprio quegli stessi ragazzi che hanno vissuto, non dico subito, però magari hanno reagito in un certo modo che adesso sono il core centrale di quella nazionale, quindi magari si comportano diversamente o hanno semplicemente un pensiero in più, un'attenzione maggiore a chi sono i nuovi arrivati. A chi subentra. Sì, perché comunque io, dei motivi per cui io, un altro dei motivi per cui ho scelto di affidarmi alla guida di Marco era perché avevo piacere di inserirmi in un gruppo fatto da molto ristretto, perché alla fine siamo tre ragazzi, eravamo quattro quando c'è stato anche Simone con noi, e Sì. comunque un gruppo molto, molto ristretto, e di ragazzi decisamente più giovani di me, però sono stati molto, molto importanti per questa mia, possiamo dire, rinascita, perché ho imparato molto dal loro modo di approcciarsi alle sfide e alle fatiche giornaliere. E quindi, ripeto, un'alchimia che ha funzionato, e per quanto sia un atleta più grande, più esperto, io all'inizio ho sempre detto e sostenuto, e penso di averlo fatto, mi sono inserito in punta di piedi perché non volevo scombinare un equilibrio che funzionava. Un grande risultato lo si raggiunge se si mantiene un equilibrio efficace che non lede nessuno dei componenti di quello stesso gruppo. Così è stato, e quindi è la comunione degli intenti e l'armonia che porta dei risultati importanti. Prego, Aglaia. Cosa manca alla carriera di Matteo Rivolta? Io Ma allora, la mia carriera. l'idea ce l'avrei, però se vuoi dirlo tu. Ma guarda, in Ha realtà. delle scaffali dietro, avrà esposto qualcosa, non lo so, deciderà lui No, cosa. io in realtà la mia carriera io la posso osservare in questo modo. È stato un saliscendi molto burrascoso. E ho vissuto molti alti, ma di diversi punti veramente bassi che non mi hanno consentito di per dei meriti miei, quindi sicuramente me ne assumo le responsabilità. Non mi hanno portato a raggiungere quel livello, quella consacrazione che ero convinto di poter raggiungere, soprattutto unicamente perché io in passato facevo affidamento solamente cioè, identificavo il talento, comunque la capacità di un atleta solo secondo fattori tecnici e fisici. Solo che nel tempo, soprattutto in questi ultimi anni, ho capito che il talento maggiore è forse quello, l'attitudine, l'approccio mentale, la capacità di affrontare e di valutare le situazioni con lucidità e con proattività, ed è un qualcosa che se sei una persona troppo rigorosa e razionale, come penso di essere io, questo equilibrio lo si acquisisce solamente con l'esperienza e col tempo. Quindi mi posso ritenere sicuramente soddisfatto dei risultati che ho ottenuto finora, ma soddisfatto, ma non troppo. Per chi mi conosce sa sicuramente che sono una persona molto esigente e ipercritica, e penso che sia, sono convinto che sia un approccio che mi sarà utile anche nel prosieguo della mia vita anche post-natatoria. Sì, posso aggiungere anche la sensibilità, cioè non hai mai nascosto quando le cose andavano male di, tra virgolette, subire questa situazione e devo dire la verità, non ti sei mai lasciato andare troppo quando le cose sono andate bene, perché insomma a questo punto, cioè, credo che tu possa comunque fare un bilancio della tua carriera e siamo
Sicuramente l'ago della bilancia è dalla parte giusta, dalla parte positiva, perché insomma non sono tanti gli atleti italiani che possono dire di essere campioni del mondo o comunque campioni europei in staffetta o finalisti un po' in tutte le competizioni. E quindi, cioè, per lasciarti veramente andare ci vuole quella medaglia lì, quella olimpica? Ma è chiaro che le medaglie olimpiche ce ne sono tre per tantissimi atleti, quindi deve essere un connubio di fattori, di elementi, di variabili che devono funzionare prevedibili e non. Quindi è uno scenario per il quale si lavora duramente e diversi atleti, ripeto, lavorano per determinati risultati. Bisogna essere capaci di portarli a casa nel momento giusto, ma questo dipende veramente da tante dinamiche che non possono essere totalmente controllate da noi stessi. Quindi è chiaro che una medaglia olimpica è qualcosa che possa suggellare una carriera, però nel momento in cui non dovesse arrivare, sicuramente ciò che c'è stato in passato non viene vanificato. Certo, no, dico ce ne sono tre, ma per te ce ne sono sei poi di medaglie, perché avrai probabilmente due possibilità, insomma c'è anche questa staffetta mista che ci fa sognare e che insomma avete portato ad altissimo livello, insomma questo bisogna dirlo, e è chiaro che c'è concorrenza interna, c'è la concorrenza esterna, perché alle Olimpiadi sappiamo che è tutto più difficile, però insomma io credo che abbiate dimostrato di potervela giocare con tutti e insomma da qui a un anno e mezzo i valori non devono cambiare, insomma questo magari qualcuno potrà crescere, ma credo che possa crescere anche questa squadra, o sbaglio? Sicuramente noi comunque come Italia, come staffetta, anche a livello individuale siamo ormai una superpotenza mondiale. Cosa che diversi anni fa non potevamo neanche sognare di essere, se non per sporadici eccezioni. Mi viene da pensare a Federico, Gregorio, comunque sono sempre stati loro che hanno portato il tricolore sui gradini più alti dei podi mondiali. In questo momento, come dicevi tu, i valori assoluti non devono cambiare, il nostro posto in cima al ranking mondiale deve rimanere tale affinché possa verificarsi questo scenario. Dobbiamo crescere noi stessi come a livello personale, a livello individuale, ma sono praticamente certo che lo sapremo fare nel migliore dei modi. Aglaia? È una domanda un po' strana. Beh, io mi definisco una staffettista, nel senso che magari nello stile libero è diverso, perché molto spesso, no, basta essere la quarta velocista e si può montare su un aereo. Mentre magari negli altri stili, come dorso, rana e la farfalla, è più difficile immaginarsi staffettisti. Uno fa quello, poi viene utilizzato anche nella staffetta. Mi chiedo se invece proprio la prospettiva di una medaglia olimpica, come è stata quella di Tokyo, o di un titolo mondiale, un titolo europeo, faccia fare un po' click magari anche agli specialisti delle altre discipline, non dico allenandola a parte, perché ovviamente 100 metri sono 100 metri, però ci sono persone più predisposte a una staffetta e ci sono quelle che riescono a dare qualcosa in più, quelle che poi portano a casa il loro e basta. Mi chiedo se tu ti senti uno staffettista, io credo che tu lo sia, e se comunque anche la prospettiva di una medaglia in quel senso, di una finale, di un ottimo risultato, cambi un po' la tua anche preparazione rispetto a preparare solo una gara individuale. Ma allora, partendo da questo ultimo aspetto, penso che a livello tecnico o di preparazione cambi veramente poco, perché per essere uno staffettista di una staffetta di tale livello bisogna essere super competitivi a livello individuale, motivo per cui
La priorità deve essere, senz'altro, deve rimanere quella di confermarsi a livello individuale nella propria gara. Chiaramente ci sono, per caratteristiche personali, per attitudini personali, più che tecniche, perché la distanza, la prestazione, comunque, la distanza percorsa è praticamente la stessa. Per caratteristiche e attitudini personali, ci sono degli atleti che si esprimono meglio in staffetta. Questo è chiaro, evidente, e lo si nota più spesso negli stili liberisti, chiaramente, perché ogni volta sono quattro esponenti diversi nello stesso stile rispetto agli staffettisti, gli staffettisti misti. Bisogna essere capaci di sfruttare queste caratteristiche. Diciamo che non sempre questo è giovato a favore del risultato finale di una staffetta, perché può capitare che a livello individuale un atleta sia in cima al ranking Proprio lì italiano, volevo quindi arrivare, esatto. Quindi la si staffetta mista guadagna. si nuota sempre l'ultimo giorno e di solito la selezione è ok, chi è nato meglio nel 100 farfalla fa quella frazione, chi è nato meglio nel 100 corsa fa Esatto. quella frazione. E i criteri per essere più oggettivi possibili sono questi. È chiaro che se dovessi essere, se si potesse scegliere in maniera un pochino più soggettiva o comunque in maniera più discrezionale piuttosto che meramente oggettiva, si può fare un discorso di staffetta che prescinde dai risultati delle gare individuali. È chiaro che se c'è una differenza abissale tra due atleti non si pone neanche il problema, però se la differenza si gioca sul filo dei centesimi, di pochissimi decimi, e si è comunque consapevoli, si conoscono gli elementi, le persone, le caratteristiche soggettive dei ragazzi con cui si ha a che fare, in un'ottica di diciamo di una maggiore efficacia di gruppo, si potrebbero fare delle scelte, secondo me, che prescindono dai risultati meramente cronometrici. Però questa è un'analisi che penso sia condivisibile, però chiaramente si devono tenere anche in considerazione altri fattori come la parità di trattamento, l'uguaglianza, che sono i pilastri proprio dello sport in generale, ecco. No, Quindi certo, non volevo aggiunto, metterti in bocca cose che non pensi, che io proprio la penso no, no, no. così, per cui. Aggiunto materiale di discussione, insomma, per addetti ai lavori, Matteo. Allora, io ti faccio la mia ultima, poi anche Glaia prepara l'ultima domanda. Però io, allora, è un 2023 quello che arriva, che è molto simile, è molto più simile al 2020 che al 2021-22, nel senso che ci sarà una grande manifestazione internazionale. Diciamo che il calendario è un po' meno intasato rispetto agli ultimi 2 anni, dove non avete neanche avuto il tempo di disfare le valigie, che era già ora di fare quelle nuove. Non c'è l'ISL, non c'è, non, ci sono. Diciamo, si torna a quelli che erano i ritmi normali delle stagioni natatorie, in vista poi invece di un 2024 dove si gareggerà ogni 20 minuti, insomma, sarete in vasca praticamente sempre. Cioè, cosa vedi davanti a te, Matteo, per questo 2023? Allora, sicuramente il fatto di aver gareggiato spesso in questi ultimi 2 anni non penso sia stato un deficit per noi, perché siamo riusciti comunque a sfruttare questi calendari abbastanza ricchi di appuntamenti nel modo giusto, e il fatto soprattutto per Scusami, ti caratteristiche. interrompo.
interrompo. L'Italia, poi tra l'altro, in queste cose c'è sempre, cioè, quindi questo sì. Va a vostro merito, perché cioè, ci sono molte nazionali, Gran Bretagna, a volte l'Australia, a volte gli Stati Uniti, a volte la Francia, che saltano di a pie pari alcuni eventi. L'Italia c'è sempre e speriamo ci sia sempre, ecco. Certo, c'è sempre con merito e... Ed è giusto che sia così, quindi condivido queste scelte. E poi, come stavo dicendo, soprattutto per atleti con caratteristiche da velocisti, il fatto di gareggiare spesso è molto utile. E, può essere sì stancante il fatto di spostarsi e di viaggiare, ma sono aspetti che riusciamo a gestire nel migliore dei modi. Quest'anno, appena iniziato, sarà un anno in cui la mancanza di un gran numero di competizioni, secondo me, un pochino ci mancherà, e dovremo essere bravi a mantenere vive quelle sensazioni, quegli scenari, quei contesti di competizione che sono un po' la linfa che ci serve, no? Noi atleti, soprattutto velocisti, abbiamo bisogno di vivere ogni tanto queste situazioni, e sono semplicemente dei contesti, degli scenari diversi che dovremmo gestire diversamente, ma sapremo farlo con grande efficacia. Mi viene da dire che con un mondiale, un europeo, un'olimpiade e un mondiale in vasca corta ve ne toglierete la voglia nel 2024. Insomma, esattamente. Mi pare di poter capire che sarà così. Aglaia, la tua ultima domanda per Matteo. Risposta secca. Questo 2023 riparte dalla gioia della 4x50 o dalla rabbia della 4x100? Dalla rabbia dei 100 delfino. Perfetto. Beh, insomma, è una rabbia che, se ben incanalata, poi porta buone cose. Matteo sta preparando i campionati italiani come tutti gli atleti, ha iniziato il percorso che porterà ad aprile alla gara che qualifica per i mondiali di Fukuoka. E lì, insomma, adesso hai 2 mesi e passa davanti per incanalare giustamente questa rabbia nei binari giusti per vederti grande protagonista a Riccione, no? Sì, senz'altro. Quello è l'obiettivo. E il ciclo gennaio-aprile è forse quello più faticoso, in cui si mette più fieno in cascina, in cui si lavora più duramente e si immacinano più chilometri. E diciamo che non ci si stanca mai, ecco, di rimettersi in pista, perché per quanto possiamo lamentarci ogni tanto da atleti del tanto lavoro che facciamo, però penso che come dicevamo prima, se si lavora in un ambiente sano, genuino e che alimenta questa la bontà di un percorso che si intraprende, penso che si possa arrivare anche a 30, 31, 32 anni ancora con la stessa carica di quando si era dei ragazzini. Aglaia, io non so te, ma io sono contento che Matteo Rivolta sia uno dei leader di questa squadra. Insomma, lunga vita a questo Matteo Rivolta. Sbaglio? Assolutamente no, anche perché non è lì da senatore, è lì da protagonista, quindi. Assolutamente, quindi insomma ti aspettiamo protagonista in questo 2023, ma insomma se dobbiamo scegliere un anno, scegliamo il prossimo, ecco, se proprio dobbiamo scegliere un anno dei due, altrimenti tutti e due va benissimo. Esatto, non bisogna dimenticarsi, bisogna sempre rivivere emozioni importanti, quindi facciamoli bene tutti e due, ci togliamo il pensiero.
Bravo, e poi non si sa mai, poi si può continuare ancora anche dopo il 2024. Poi ci penseremo. Esatto, non è ci vediamo un'altra puntata. Quello esatto. Ne parleremo, avremo tempo per parlarne. Matteo, esatto. Noi ti ringraziamo, ti facciamo un in bocca al lupo grandissimo, ci vediamo. Grazie a voi. In piscina, buon lavoro. Dove stai lavorando in questo momento? Adesso sono a casa, ci stiamo allenando tra Busto Arsizio e Varese, perché vabbè, abbiamo avuto un po' di problemi con gli impianti, però la situazione l'abbiamo risolta e siamo sempre qui in questa zona. Buon lavoro milanese e varesino per esatto. Matteo Rivolta, noi ci vediamo la prossima settimana a Glaia, ancora con un grande campione, adesso arrivano a Grappoli, arrivano i campioni dell'Italia del nuoto, insomma ne avremo un altro, non sveliamo il nome, ma insomma aspettatevi grandi cose. Grazie Matteo Rivolta, grazie a Glaia, ciao, buona serata. Buona serata a tutti voi che ci avete seguito, ci vediamo la prossima settimana, sempre giovedì alle 21, ma poi on demand dove volete, tra Sport2U o Sport e appunto anche i nostri social, ci potete trovare sempre e veniteci a cercare. Ciao a tutti, buona serata, ciao. Buona serata, grazie. Ciao.